Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Profumi che sanno di. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di vaniglia, un argomento infinito da trattare perché la vaniglia è presente in tantissimi profumi, come cuore, come fondo soprattutto, è forse una delle note più presenti, quindi non è stato facile estrapolare tre profumi, tra l'altro è una delle mie note preferite, quindi ecco, mi sono dovuta impegnare, però ho scelto tre vaniglie molto molto diverse l'una dall'altra e questa volta sono riuscita anche ad equilibrare un pochettino il range dei prezzi, quindi a scegliere profumi di alta, media e bassa fascia prezzo, così sono stata un po' più brava rispetto alle altre volte. Partiamo da cosa partiamo? Dal più caro o dal meno caro? Parlando proprio di... Dai, partiamo dal mio preferito, ok? Il mio preferito è il più caro dei tre. Si tratta di un profumo di alta profumeria, in questo caso realmente alta profumeria. La casa è Casa Morati, che però è stata assorbita da Serjoff, quindi Casa Morati barra Serjoff. Prima di dirvi qualsiasi cosa vi faccio vedere la confezione perché è qualcosa di stupendo. Le confezioni dei profumi di Casa Morati sono un gioiello, sembra un libro, questo si tira. Stupendo, il nome di questo profumo è Bouquet Ideal. Adesso vi faccio vedere l'interno. È stupendo anche il packaging di questo profumo. Come vedete c'è il tappo punta che ricorda molto i profumi di Serjoff, appunto. Il nome di questo profumo, Bouquet Ideal, potrebbe trarre un pochettino in inganno perché tenderebbe a far pensare a un profumo fiorito. In realtà siamo di fronte a una vaniglia per me meravigliosa, la mia vaniglia appunto preferita in assoluto. La composizione anche è parecchio complicata, quindi adesso vi leggo le note presenti che mi sono scritta perché appunto sono parecchie. In testa troviamo noce moscata e cannella, quindi delle spezie belle importanti, unite poi nel cuore troviamo anche dei legni, quindi sandalo, altri legni e il papiro anche come nota di cuore. La vaniglia la troviamo nel fondo, nonostante sia il protagonista vero del profumo, troviamo muschio animale, labdano, vaniglia, cumarina e fiori di tabacco. Quindi è nella sua complessità un profumo molto speziato, molto conturbante anche, molto avvolgente e non è per niente una vaniglia scontata, assolutamente non immaginatevi la classica vaniglia più gourmand. Ecco, diciamo, non ho inserito nessuna vaniglia gourmand in questa lista di tre, anche perché penso che sia forse il modo più comune di declinare la vaniglia, quindi non è neanche tra i miei preferiti. Quindi ho deciso di, per almeno per ora, non includere vaniglie gourmand. Allora, questo profumo io lo amo, appena l'annuso penso proprio questo è il mio profumo e appena lo usate si notano molto più le spezie che non la vaniglia. È proprio l'apertura così speziata, così un po' orientale, è molto molto evidente e persiste anche con l'indosso, nonostante poi dopo la vaniglia si sprigioni molto di più, persiste comunque questa aura di spezie e legni che la rendono molto particolare e nonostante sia un profumo abbastanza persistente, bello intenso, non è mai stucchevole proprio per queste note più appuntite, ecco, che lo rendono un pochettino più di carattere ed è stupendo. Io vi consiglio assolutamente di annusarlo se potete, se vi piace la vaniglia e soprattutto se volete una vaniglia di qualità che non sia gourmand, che non sia troppo stucchevole. È veramente una vaniglia che si può indossare sempre, estate, inverno, primavera, cioè proprio un profumo, uno di quei profumi che può diventare l'unico profumo che una persona indossa, secondo me, perché è talmente complesso, talmente non convenzionale anche, cioè una vaniglia che quando la sentite la riconoscete, almeno io la riconosco immediatamente, molto riconoscibile. Ho scelto tutti e tre profumi alla vaniglia molto riconoscibili e molto particolari per questa rubrica. Quindi questo
È il mio preferito dei tre, il mio preferito proprio in assoluto nelle vaniglie, vi consiglio di annusarlo se potete. Non è così facile trovarlo, a Bologna si trova tranquillamente. E comunque sapete che appunto fa parte di Serjof, quindi lo potete trovare dove sono presenti i profumi Serjof. Chiudiamo perché non ho altro da dire, questo profumo è veramente fantastico e proprio la cosa che mi piace di più del profumo sono le spezie contenute all'interno. Cioè io amo molto la cannella, ma solitamente la cannella o è associata a un profumo gourmand, quindi magari sì, della vaniglia, ma dell'arancio solitamente, quindi si crea quel profumo che sa un po' di Natale, passatemi il termine, oppure si trova in profumi molto freschi, che sono delle sferzate più fresche, più pungenti anche. Mi viene in mente di Lutin, per esempio, un profumo alla cannella che avevo ma non riuscivo a portare. Adesso però non mi viene il nome. Vabbè, lapsus, quando mi verrà ve lo dirò. In quel caso, per esempio, la cannella era molto fredda, non saprei definirla diversamente. In questo caso, invece, le spezie e i legni si sposano proprio molto bene con la vaniglia, rendono un profumo molto rotondo. Quindi provatelo perché sicuramente merita. Dopodiché, fascia di prezzo media, ho inserito un altro Lutin. Avrete capito ormai che Lutin a me piacciono tantissimo. Eccolo qua, un Bois Vanille. Questa è una vaniglia molto problematica, nel senso, a moltissime persone, anche amanti della vaniglia, questa vaniglia non piace perché, ripeto, non è così semplice da indossare. Mi spiego meglio. Di solito le vaniglie, in generale i profumi che hanno la vaniglia come protagonista, sono piuttosto semplici da indossare, sono semplici da approcciarsi, è un profumo che siamo abituati a sentire, quello della vaniglia, anche solo nell'alimentare. Quindi è facile approcciarsi e indossare un profumo alla vaniglia, soprattutto per una donna. In questo caso, vi dico le note contenute. Troviamo sandalo, liquirizia, cera d'api, latte di cocco, ovviamente vaniglia, mandorla, ma abbiamo anche benzoino e la fava tonka nel fondo e legno di guaiaco. Quindi sì, è un profumo alla vaniglia, ma molto distante dal classico odore di vaniglia che ci possiamo immaginare. Anche perché io questo l'ho spruzzato oggi. Molte persone sono infastidite dalla nota di liquirizia, che effettivamente è molto presente, come io sento molto presente la cera d'api, almeno sulla mia pelle viene un po' fuori questo sentore di proprio cera d'api, quindi un po' mieloso. Anche la tonka e la mandorla si sentono, soprattutto sulla mia pelle. Quindi è una vaniglia tutto sommato meno dolce di quello che ci potremmo aspettare. Comunque il nome ci riporta anche ai legni, perché il sandalo è già in apertura, quindi è sicuramente un profumo abbastanza orientale, ma non eccessivamente. È un profumo molto spigoloso, direi. Quindi anche per molti amanti della vaniglia potrebbe essere difficile indossarlo. Io lo trovo personalmente molto adatto a un uomo. Cioè una vaniglia che vedrei molto bene su un uomo, nonostante mi piaccia anche su di me. È proprio anche il latte di cocco, un pochettino si sente. È molto molto particolare. Io la trovo in qualche modo anche un po' artificiale. Trovo un profumo non così naturale, un profumo che va un po' interpretato, va un po' ragionato. Secondo me non è quel profumo che un giorno qualsiasi prendete e spruzzate. Ecco, in questo senso può essere un po' difficile da indossare. Però l'ho voluta proporre proprio perché è una vaniglia particolare, quindi allo stesso tempo una persona non particolarmente amante della vaniglia invece potrebbe apprezzarla. Sicuramente anche questa non è una vaniglia stucchevole, non è fastidiosa dal punto di vista della vaniglia, potrebbe essere più fastidiosa appunto la nota di liquirizia legnosa, così un pochettino più appunto pungente. Quella potrebbe
eventualmente infastidire, ma a me piace moltissimo proprio perché non è la classica vaniglia. E di solito lo indosso quando c'è una temperatura più fredda di quella di adesso, un periodo che non lo sto indossando molto. Sicuramente è un profumo che io indosso quando devo prendere magari delle decisioni importanti. In una giornata in cui ho degli eventi importanti, qualche cosa in cui devo essere ben presente a me stessa, devo riflettere, quindi voglio qualcosa che sia un po' avvolgente, quindi voglio comunque un profumo piuttosto dolce, una vaniglia, ma non voglio che sia troppo dolce, che mi avvolga troppo i sensi, voglio un profumo che mi faccia rimanere ben presente a me stessa, e in quei casi mi trovo ad indossarlo. Ringrazio tra l'altro la mia collega Valeria che me l'ha gentilmente donato, proprio perché lei appunto non riusciva ad indossarlo. Invece lo trovo veramente un ottimo profumo e un profumo particolare. Quindi, se avete una collezione di vaniglie, per esempio, io lo inserirei proprio per la sua originalità. Passiamo all'ultimo di questa lista, ultimo ma non ultimo, quello diciamo di fascia prezzo più bassa, che è il Vanilla di Lush. Questo viene distribuito da Lush. Moltissimi di voi lo conosceranno, è un profumo che esiste da tantissimo, è famosissimo. La fascia prezzo appunto è bassa ed è una vaniglia particolarissima e super riconoscibile. Se voi l'avete sentita anche solo una volta nella vostra vita, la risentite e la riconoscete immediatamente. La composizione è apparentemente abbastanza semplice, troviamo ovviamente vaniglia, troviamo però una nota di fava tonka molto molto presente e anche del gelsomino. Per me è molto più presente ed evidente la fava tonka che non la vaniglia. È un profumo che io per tanto tempo ho associato a una mia amica perché l'ho indossato per tanto tempo e io non sapevo che era questo il profumo che lei indossava e quindi quell'odore per me era diventato il suo odore. Quando poi un giorno da Lush l'ho provato, ho avuto l'illuminazione e ho detto: cavolo, ma allora ha sempre indossato questo? E l'ho comprato immediatamente perché io amo la vaniglia, ma amo tantissimo la fava tonka. Qui la fava tonka è un profumo talcato, avvolgente e questo non so se è una nota positiva o negativa, rimanda molto all'atmosfera di Lush. Cioè, lo collegate proprio a Lush, forse perché è il primo, credo, uno dei primi che è stato lanciato. Quindi è capitato sicuramente a molti di voi di averlo già sentito dentro Lush o addosso a qualcuno che compra prodotti Lush. Quindi, se non l'avete mai sentito, sono sicura che nel momento in cui lo annuserete capirete quello che sto dicendo. Quindi è assolutamente un profumo iper riconoscibile e tutto sommato un profumo di carattere. Che io trovo molto materno, ecco, lo trovo molto confortante e rassicurante. È un profumo che io indosso quando magari sono un po' giù, quando ho un po' di problemi, mi sento un po' sola e voglio avere addosso qualcosa che mi avvolge e mi fa sentire come in un abbraccio amichevole o comunque mi fa sentire una presenza vicino. Ecco, è un profumo molto molto bello da indossare secondo me anche per esempio per una madre quando sta con i propri figli. Mi immagino che possa essere un bel profumo per un bambino da associare all'odore della mamma. Ecco, me lo sono sempre immaginato in questo modo. Comunque un profumo elegante, non è assolutamente stucchevole, non vi pensate, come ho detto già prima e lo ripeto, nessuno di questi profumi è una vaniglia gourmand o stucchevole, sono tutte vaniglie portabilissime anche da chi non ama i profumi che sanno del classico budino, passatemi il termine, ecco, molti profumi gourmand alla vaniglia sanno proprio di budino, di torta alla vaniglia, non è questo il caso. Spero di esservi stata utile, spero di avervi stuzzicato e ci vediamo alla prossima.